vabbè, no, questa moschea è chiusa perché l'Eufrate sta abbastanza alto, sembra, sto periodo. C'ho un'emozione e c'ho pure lacrime agli occhi perché passa dal Tevere al Danubio all'Eufrate, che in teoria si chiama Eufras, però vabbè, Eufras al massimo. Eufrate, non si capisce per motivo. E domani col Tigri. Guardate che spettacolo qua. E sai, ripercorrere, sfogliamo un libro di scuola di quinta elementare. E sta in tutti i posti che si sono studiati. Non di quinta, di quarta, terza, dipende, insomma, i sumeri ho fatti. Ho fatto un anno dei egiziani, 3 mesi dei sumeri, 3 mesi dei romani e poi un giorno della rivoluzione francese, così tanto per correre, perché la maestra si era focalizzata sugli egiziani. Mi sa che farò più video qui. Farò proprio più video. Cioè, se niente da fare, sto sull'Eufrate, vabbè, faccio proprio un video dentro l'Eufrate, come tolgo le scarpe, anzi, mo mi tolgo le scarpe, mi metto proprio seduto, lo faccio proprio in diretta, anzi, in diretta no, perché è complicato, intanto che vi guardate l'Eufrate, intanto mi tolgo le scarpe. Il costume, no, eh? Bravo, bravo. Sono in giro il costume che 3 mesi non l'ho mai usato, tranne per dormire di mortacci. Cavolo. Pedalino. Tanto guardate che non mi fa male. Ricordate i sumeri e tutti quanti, assiri, babilonesi. Certo, dalla parte alta dell'Eufrate siamo in Turchia. Vediamo che devo scegliere tra il tempio più antico del mondo di ben 13.500 anni fa e l'Eufrate. La scelta è stata abbastanza ovvia.